Vorremmo che avevi un trauma, ma noi non siamo così stanchi da non poter trasferirci all'interno del Dugentesco, un bellissimo complesso proprio del 1200, per andare a salutare un grande chitarrista, un compositore, un musicista di fama internazionale, un maestro che ha rivoluzionato il metodo di insegnamento della chitarra. Sto parlando di Angelo Gilardino. Io sono veramente onorato di fare questa intervista perché l'hanno definito l'anti-Segovia, ma questo proprio per la sua pervicacia, per la sua tenacia nell'instaurare un nuovo metodo di insegnamento. E senta Gilardino, Vercelli è importante nella sua esperienza, nella sua formazione? Sì, è importante perché Vercelli è una città che vanta una grande tradizione musicale, colta, dotta, e vanta anche una tradizione musicale popolare. La chitarra era presente in entrambe queste tradizioni quando io, adolescente, agli inizi degli anni 50, incominciai a fare musica, e la mia attività successiva è consistita principalmente nel tentare una fusione tra queste due tradizioni. Ma a un certo punto lei ha abbandonato l'attività concertistica per dedicarsi alla composizione, ma in modo particolare all'insegnamento. Cosa chiede ai suoi allievi, Gilardino? Ai miei allievi chiedo una grande professionalità. Una scuola non deve richiedere il genio agli allievi, quello lo dispensa eventualmente il Padre Eterno. Una scuola deve chiedere un impegno professionale totale, completo, e una grande serietà anche dal punto di vista dell'esistenza, del modo di vivere. Ecco, io so che lei nei suoi scritti vorrebbe che il musicista fosse così bravo al punto da non farlo vedere. Eh sì, perché se quando si va ad un concerto e si assiste ad un'esecuzione si pensa che il solista è bravo, vuol dire che in qualche misura la sua bravura appare, non è stata completamente cancellata dall'arte che maschera l'arte. Ecco. Quindi se è bravo, se si pensa che è bravo, non lo è abbastanza. Quando è veramente bravo nessuno se ne accorge più. Maestro, io vorrei, a proposito di bravura, che un suo ex allievo, ormai diventato un grande musicista, un grande maestro, sto parlando di Biscaldi, Luigi Biscaldi, ci facesse ascoltare un pezzo, mi pare fosse un capriccio di Legnani. Sì, un capriccio di Luigi Legnani, equivalente alla musica per chitarra, alla letteratura chitarristica, ai capricci di Paganini per violino. Ecco, noi ci spostiamo, vi regaliamo questo minuto, il maestro Luigi Biscaldi, Capricci di Legnani. Vorrei, probabilmente non gli sono pervenuti, ma che arrivasse l'esecutore l'applauso che abbiamo decretato allo studio, certo. Molto, molto caloroso per la sua grande bravura. Grazie, ti ringrazio. Abbiamo qui anche noi una classe della scuola media qui di Vercelli, perché l'importante è che la tradizione della chitarra Vercelli va avanti proprio anche attraverso la scuola dell'obbligo. Sì, si è già assicurata un futuro questa tradizione, perché una delle scuole medie cittadine, Gaudenzio Ferrari, ha istituito nell'ambito dei corsi sperimentali una classe di chitarra, ecco. E quindi ci sono già molti scolari che imparano lo strumento. Perfetto, senta Gilardino, per chiudere, anti-Segovia, perché? È un'etichetta di comodo che mi hanno affibbiato dei fanatici, ma io non mi ci riconosco. Io Segovia l'ho studiato e l'ho ammirato, naturalmente senza devozione di tipo religioso, l'ho studiato con serietà e con ammirazione, sono tutte storie. Ecco, comunque vorrei ricordare che qui a Vercelli, per venire alle lezioni del maestro Gilardino, vengono da ogni parte, da tutte le parti del mondo.
stamattina c'è anche un ragazzo di 12 anni arrivato dalla Puglia per farsi sentire al maestro. È stata la prima lezione, è stato un incontro molto interessante e ho detto a questo bambino che spero che ci vedremo ancora. Va bene, Claudio Eugenia, Giovanni, io, dimmi. La Puglia è in Italia, eh? Sì, sì, no, per dire, voglio dire, da tutte parti del mondo, e oggi però abbiamo avuto la sorpresa di questo, ah, di questo simpaticissimo. No, mi aspettavo di essere a Shanghai. E dalla Puglia. È venuto a Vercelli? Dalla Puglia. No, non capisco. Niente, senti, stavamo scherzando con la Puglia. Noi vi vogliamo salutare con una allieva, la giovane... Piera da Domo, io vi saluto, vi do appuntamento giovedì, non so da dove, sarà una sorpresa, so che state combinando qualcosa. Alle tue vi spalle. Salutiamo, decidete voi quando andarvene sulle note di questa bellissima esecutrice. Noi ci allontaniamo. Grazie, ciao, saluto Vercelli. A presto.